Quella del saper parlare in pubblico è un'arte molto richiesta, soprattutto in ambito professionale. In realtà, dimostrarsi sicuri nell'esporre in pubblico un concetto, un messaggio, un punto di vista aiuta a sviluppare sicurezza ed autorevolezza in chiunque. Poi, questo periodo di crisi ha scombussolato un po' le abitudini di tutti e per tanti anche quelle lavorative. Niente più eventi dal vivo e niente più appuntamenti di persona. Meno male che c'è internet che ci permette di comunicare a distanza con video, videochiamate, dirette, social, webinar e chi più ne ha più ne metta. Che tu sia sul palco o sia in aula, che tu sia davanti a una telecamera, ciò che conta è il fatto che tu stia parlando a delle persone. L'unico strumento che in qualche modo accomuna tutti è il microfono. Per rimanere a tema, parliamo al microfono con uno dei massimi esperti in Italia di public speaking, sia offline che online. E sto parlando del dottor Patrick Facciolo. Benvenuto, Patrick. Ciao Leandro, ben trovato e ben trovati a tutti gli amici che ti, vi e ci stanno seguendo in questo momento. Grazie per questa generosissima presentazione. Ma non è finita, aspetta Ah, ce n'è ancora. perché adesso devo descriverti chi sei, però mi limiterò solo a qualcosa. Ti lancio. Allora, tu sei, dottore in tecniche psicologiche, sei giornalista e formatore in public speaking, hai pubblicato 6 libri sull'argomento, poi da una semplice passione è diventato un lavoro, tu da oltre 11 anni hai lavorato come speaker all'interno di una grande radio italiana, Radio Italia Solo Musica Italiana. Per Poi, più di 11 oltre che anni. essere, Per vero? più di 11 Infatti, anni, sì, hai detto correttamente. certo. Poi, oltre che essere laureato in scienze e tecniche psicologiche, si è laureato in scienze politiche e in filosofia. Poi, nel 2010 hai creato parlareamicrofono.it e nel 2014 hai fondato Radio Linguaggio, che è la prima web radio tematica in Italia dedicata ai temi del public speaking, scusami. Parlare con te in questo modo mi mette soggezione, che sei un maestro, sia nel public speaking che nell'addizione. E quindi mi fermo qui perché altrimenti consumiamo il tempo a disposizione. Patrick, partiamo subito con una domanda che certamente farà piacere a tutti e soprattutto a me. C'è un unico modo per comunicare che è l'autenticità e il buonsenso. Quando parliamo alla telecamera parliamo comunque con il pubblico. Era un po' la mia introduzione in qualche modo, vero? Quando parliamo alla telecamera, parliamo comunque con il pubblico, c'è questa piccola, grande, enorme differenza che il pubblico non lo vediamo. In questo momento io sto guardando una telecamera, tu stai guardando una telecamera, abbiamo la fortuna di essere in due, di poterci vedere a vicenda, ma in realtà stiamo parlando a migliaia di persone che possiamo soltanto immaginare. E questo fa una grande differenza rispetto al public speaking tradizionale, cioè alle situazioni in cui tradizionalmente eravamo abituati a parlare in pubblico, situazioni in cui noi il pubblico lo potevamo guardare effettivamente in faccia. Quindi avevamo la possibilità di vivere insieme al pubblico tutte quelle espressioni non verbali, paraverbali, quella relazione che si creava e che faceva condurre anche in maniera diversa le presentazioni. Una cosa che racconto spesso è che quando noi costruiamo una relazione lo facciamo in maniera sistemica, cioè creiamo un sistema, una persona annuisce, fa così, fa sì con la testa e tu magari le sorridi, ma se tu quella persona non la vedi perché hai una telecamera è difficile relazionarti ipotizzando tutte le reazioni possibili della persona che potrebbe essere davanti a te in questo momento. Patrick, ascoltami, ma che differenza c'è nel parlare in pubblico e nel parlare online? Quindi fare public speaking davanti a una telecamera, quindi tramite il web. Allora, partiamo da un presupposto. Comunicare, come racconto da anni, significa mettere in comune delle cose. Quindi l'atto è lo stesso, noi mettiamo in comune delle cose, che sia davanti a una telecamera, che sia davanti a una platea, quando si potrà di nuovo avere una platea, si tratta sempre di mettere in comune delle cose e di creare delle relazioni. Tuttavia ci sono, come dicevo prima, dei limiti e sono dei limiti appunto tecnici per cui la comunicazione uno a molti in realtà deve ipotizzare un po' di più. Quindi un conto è se io davanti a un'aula vedo delle persone, le vedo che magari probabilmente sono un po' stanche, le posso vedere distratte, le posso vedere se utilizzano il cellulare invece di ascoltare quello che dice il relatore e posso ipotizzare delle cose che non è detto siano poi verificate, ma posso fare delle ipotesi. Nella comunicazione online questa cosa non la posso
posso avere per certa di fronte, quindi la devo ipotizzare ma in maniera ancora più incerta. Questo crea nel comunicatore delle dimensioni di stress un po' inedite ed è il motivo per cui certe volte, come dico spesso, lo stress da telecamera può essere anche più alto dello stress da public speaking, anche perché ricordiamoci una cosa. Mentre quando sono in un'aula io ho la ragionevole certezza che quello che sto dicendo rimarrà tra le mura di quell'aula, quando io parlo sul web il potenziale di espansione di quel contenuto è illimitato. Quindi teoricamente questa puntata che noi stiamo facendo oggi la stanno guardando tante persone, ma non sappiamo quante potranno guardarla in futuro, perché magari se finirà sul web potrebbe essere vista da tante altre persone anche in futuro. Bene, questo tipo di esperienza per il comunicatore è molto diversa rispetto al passato, perché nel passato una lezione che nasceva in aula restava in aula. Oggi noi quando facciamo divulgazione stiamo parlando a una platea potenzialmente illimitata di persone, e questo è un altro elemento che per alcune persone può rappresentare uno stressor, quindi qualcosa che attiva ancora di più la nostra risposta emotiva rispetto a questa situazione. Ma visto che stai dando delle istruzioni per l'uso veramente molto interessanti, quali sono gli accorgimenti per parlare alla webcam in maniera molto efficace? Beh, la prima cosa che è importante è guardare la webcam, sembra scontato, o la telecamera, se usiamo una telecamera come sto facendo io in questo momento, sembra scontato, dicevo, ma non lo è, perché davanti al monitor noi abbiamo veramente tantissimi indicatori e molto spesso il nostro sguardo è portato su altre parti del monitor che non sono la webcam. Il punto è questo, che quando noi guardiamo la webcam stiamo virtualmente guardando le persone, guardando il pubblico. Se noi guardiamo da un'altra parte, quel poco di contatto visivo che potevamo almeno unilateralmente dare alle persone, cioè voi vedete me ma io non vedo voi, ma almeno voi vi sentite guardati, bene, se non guardiamo la webcam questa cosa rischia di diventare un po' difficoltosa, perché quella relazione diventa ancora più difficile. Poi un altro aspetto importante è, per quanto possibile, utilizzare un microfono, anche soltanto un microfono lavalier, come quello che sto usando io, come quello che probabilmente stai usando tu in studio. Sono dei microfonini che permettono di essere appoggiati sulla giacca, che non andrebbero toccati come ho fatto io in questo momento, altrimenti si sente poi nell'audio, e questi microfoni ci aiutano ad avere una ripresa più fedele della nostra voce, altrimenti il rischio, quando noi parliamo davanti a un computer, davanti a una webcam, senza avere un microfonino ma avendo soltanto la ripresa ambientale dell'audio, è che quell'audio sia molto lontano, che abbia molto ritorno, e questo è ovviamente penalizzante rispetto all'efficacia comunicativa e al comfort che noi offriamo alle persone quando stiamo comunicando loro qualcosa. Meno le affatichiamo, più il nostro modo di comunicare è lineare, piano, arriva direttamente alle persone, più è confortevole l'esperienza del public speaking da parte di chi riceve, cioè del pubblico. Guarda, ascoltate, è un piacere. Quanto è, ringrazio. Questo fa capire quanto è importante la capacità di linguaggio e la dizione, ma per quanto riguarda invece il linguaggio non verbale, quanto è importante in queste situazioni? È molto importante nell'online, così come è molto importante anche nel public speaking tradizionale. Nell'online forse lo è ancora di più, perché, come vedete anche dalla mia inquadratura, la possibilità anche soltanto di mostrare le mani, in questo caso, è una possibilità piuttosto limitata. Solitamente quando noi parliamo in pubblico siamo in piedi, e quindi essendo in piedi le persone hanno la possibilità di vedere con quali gesti e con quale postura noi accompagniamo le nostre parole. Davanti alla telecamera, davanti alla webcam, a seconda della distanza, questa cosa è più limitata. Quindi sta a noi scegliere un piano di inquadratura che ci permetta quantomeno di mostrare le mani per una parte della nostra gestualità. L'aspetto che io sottolineo molto spesso è sempre questo: non è tanto importante l'interpretazione che noi studiamo da dare a un gesto, è più importante che il gesto accompagni le nostre parole, perché i gesti, come vedete, come quelli che sto facendo io in questo momento, non sono preparati prima, ma accompagnano le mie parole, quindi il gesto mi aiuta a sottolineare dei concetti. Nella modalità web è un po' più complicato fare questo, perché sia l'aspetto prossemico, cioè di studio delle distanze tra me e il pubblico, sia l'aspetto gestuale è fortemente condizionato, perché la prossemica è completamente, cioè è proprio un altro mondo, è una prossemica virtuale, mentre quando noi siamo in aula c'è uno studio delle distanze effettivo.
che poi in futuro subirà ovviamente dei cambiamenti inevitabili data questa situazione, data la situazione di questo periodo, quindi cambierà anche la prossemica nel public speaking, inevitabilmente sta già cambiando. E nell'online è chiaro che tutte queste variabili vengono scombussolate ancora di più, perché non abbiamo a disposizione le grandangolari, cioè quando io sono in un'aula lo sguardo delle persone è uno sguardo grandangolare, possono vedere tutta l'aula, e qui invece vediamo al massimo un mezzo busto o comunque un primo piano se la telecamera è molto vicina. Quindi dobbiamo renderci conto del fatto che la nostra espressività, la nostra comunicazione è comunque, può essere comunque limitata da questo mezzo. Patrick, per quanto riguarda le metafore, so che sono strumenti che vengono utilizzati nella comunicazione, in qualunque ambito, in qualunque contesto, sia nel parlare in pubblico che parlare anche al web, nel web. È vero? Allora, questo è un tema di cui mi sono occupato molto nei miei anni di lavoro e ci tengo a fare una precisazione. Le metafore sono molto belle certe volte, il punto è che certe volte sono troppo complicate per essere capite da tutti. Faccio spesso questo esempio, ogni tanto nelle aule, quando ancora si facevano, nelle sale conferenza, quando ancora si facevano le conferenze, si sentivano frasi del tipo: fuori da questa sala piove, ma qui dentro splende il sole. Ora, questo è un esempio di metafora, il punto è che, facevo sempre l'esempio, se noi andassimo poi, fossimo andati fuori da quell'aula a chiedere a una persona: signora, lo sa che qui fuori piove, ma lì dentro splende il sole, questa signora, senza conoscere il contesto, questa metafora, signora o signore, indifferentemente ovviamente, questa persona non avrebbe capito di che cosa stavamo parlando. Il tema è questo: io preferisco e suggerisco di utilizzare di preferire alla metafora la similitudine. La similitudine è introdotta dal come. Quindi, signora, lo sa che qui fuori piove, ma è come se lì dentro splendesse il sole. Sentite già la differenza che c'è introducendo un come. È importante che il linguaggio riesca a descrivere la realtà per quanto più possibile, cioè che l'analogia sia chiarita. Se c'è un'analogia, che è quella evocata dalla metafora, trasformandola in una similitudine, questa cosa diventa un po' più chiara, un po' più esplicita. Questa cosa, devo dire, io l'ho imparata nel corso degli anni, credo che mi abbia aiutato tanto l'esperienza come conduttore radiofonico. Dicevi prima che per tanti anni ho fatto la radio, e questa esperienza della conduzione radiofonica a me ha insegnato proprio il fatto che alle persone dobbiamo parlare per quanto possibile in maniera chiara e diretta, descrivendo la realtà attraverso parole che riescano a fare immaginare questo, e soprattutto chiarire le analogie, chiarire tutti i sottintesi. La metafora ha dei sottintesi che certe volte vanno spiegati un pochino di più. Bene, allora Patrick, il tempo è veramente tiranno, però vorrei che tu ritornassi da me per fare un elenco anche, una sorta di, come stilare un vademecum, un buon ton anche nel parlare in pubblico, però attraverso il web. Potrebbe essere interessante. Verrai? Volentieri, okay. Volentieri. Bene, allora io ti ringrazio per la tua disponibilità e ai nostri telespettatori non posso altro che dire che non è difficile parlare in pubblico, anche perché ci sono tanti corsi di formazione. Se poi si ha la fortuna di incontrare professionisti come il nostro ospite di oggi, Patrick Facciolo, allora si va veramente lisci come l'olio. Comunque, l'importante è saper comunicare, perché quello che conta è il fatto che di fronte abbiamo sempre delle persone. Arrivederci alla prossima puntata di Vivere Bene.